Benvenuti sabato 13 ottobre, far visita alla VEA, Femmice Z Rugby Rovio Delta, in questo esordio nell'Amnin Challenge Cup, esordio europeo per la squadra rosso-blu, niente poco di meno che l'USAP, la squadra di Perpignan, la squadra fondata nel 1902. Veniamo alle formazioni in campo, la squadra catalana allenata da Del Pu e Ciccio De Carli, schiera Houghton estremo, Plant, Muffy, Pucala, Battle tre quarti, Bosch e Mele mediana, Tuilagi, Leo, Vamaina in terza linea, Taufifena, Villa Ceca in seconda linea, Coté, Terran e Schuster in prima linea. Risponde la squadra di Polaru con Basson, Lubian, Pedrazzi, capitano in questa occasione, Lenarduzzi, Bacchetti, Duke Wilson, Ferro, De Marchi, Persico, terza linea, Tumiati, Jeff Montariolo che rientra grazie all'indulto della Federazione Italiana Rugby e il successivo nulla osta, ovvero arrivato negli ultimi secondi disponibili prima del match, Ceglie, Gatto, Lombardi in prima linea, ovviamente l'allenatore Polaru coadiuvato da Joe McDonald's. Parte Mele o Mele e centra l'H, per cui al terzo del primo tempo arrivano i primi punti. Si riparte ancora con Stefan Basson, ovviamente dal centrocampo, si impossessa del pallone Villa Ceca, questa seconda linea 1,97 per 112 kg e c'è un muro in questo raggruppamento, per cui possibilità per Stefan Basson di riequilibrare immediatamente il match, quindi come dicevamo è ottima la partenza della squadra rodigina. Parte Steffi e c'è, molto bene, in touche e in mischia comunque stiamo tenendo. Open Hunter di Davide Duca, arriva Houghton che abbiamo visto già l'anno scorso qui a Rovigo contro i Saracens, apre il pallone per Muffy, ex master, attenzione che questo va, attenzione, Lorenzo Lubian non riesce a placarlo e Muffy fa un offload di 15 metri per l'ala, Battle che se ne va in bandierina, ahimè, arriva la prima meta del Perpignan al decimo con Battle, grande azione però, vediamo ancora Mele se riesce a portare altri due punti alla causa di Del Pu e De Carli, calcio abbastanza angolato ma sembra ottimo, ottimo l'angolo di calcio per questo mediano di mischia, per cui il tabellino dice Perpignan 10, Rovigo 3. Ottimale per giocare a rugby, per venire a vedere del buon rugby al Battaglini. Invitiamo i tifosi a seguire ancora di più. Intanto qui c'è un bel segnale, c'è un bel segnale. Taufifena ne pesa 140 e sono tutti oltre, a parte Tuilagi, il 1,95 m. Ottimo Stefan, ottimo Stefan. Quando siamo al 19esimo, ovvio che magari le aspettative del match non sono così alte per spostare molte persone nel capoluogo polesano. Intanto Mele non si fa sfuggire l'occasione a Jean-François per essere in campo oggi. Ottimo Alessio. Però ecco, eh sì, era evidente che non si è tolto il placatore, era molto evidente. Parte Basson. E direi che ci siamo, 12 a 13 al 26esimo, molto bene ragazzi, molto 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 bene. Muove il pallone al largo, attenzione, ma qua ci sono due veli grandissimi secondo noi, resta il fatto che si inserisce Battle e va a marcare la seconda meta, situazione veramente strana, ci sembravano due veli abbastanza evidenti, perlomeno della terza linea Leo, la linea di meta rosso-blu, e Mele non sbaglia, questo ragazzo di origine albanese è arrivato l'anno scorso, attenzione Tuilagi, mamma quando parte fa male, Muffy se ne va centralmente, anzi è più Cala che se ne va centralmente, cerca Basson di metterlo giù, ce la fa a pochissimi centimetri, ma più Cala dà ancora il pallone aperto, Mele scarica per Plant, e c'è la meta di Plant, ahimè, al 37esimo. Così è, 27-12. Tuilagi per Mele. Mele dentro per Pucala. E Pucala va a segnare la quarta meta. Fino a un 12-20 al 30esimo. Mele infatti non sbaglia, quindi 12-34. È entrato Michel al posto di Battle. Calcetto di... tutto molto semplice, calcetto dell'apertura Bosch per l'inserimento di Muffy, Mele sotto i pali, non sbaglia, 12-41 al 51esimo, e qui il pesante inizia a farsi un po' troppo pesante,
come si sistema. Qui c'è una grossa pressione di quella francese. Matteo riparte con la mischia che indietreggia, e poi ne viene fuori dalla rack. Attenzione, più cala. Mafi è libero di andarsene in bandierina. Steffi ci prova, ma non ce la fa. Alla causa catalana. Ed è ottimo il calcio di mediano di mischia. Ottimo veramente il calcio questo mediano di mischia, classe 85, ex Narbonne Béziers. Mele all'interno, attenzione, giocano alla mano. Leo ancora Mele. Bosch Mafi, e si distendono i francesi. E qua per Houghton che se ne va, ma viene sempre stato messo fuori. Ma poi c'è una meta disciplinare, chiamiamolo così. Houghton, ex Saracens e Wasps. Ricordiamo poi in quell'angolo l'anno scorso una bellissima meta di Samuele Pace, invece si è scelto Pedro per 76 centro. Qui c'è una mischia che l'arbitro lascia giocare. Jeff va per Aaron, all'interno per Ferro, un in avanti, riparte più cala, all'esterno per Michel, e qui non ci arriva più nessuno sicuramente. Ci prova Rhys Linarduzzi, ma purtroppo siamo in inferiorità numerica, avevamo troppi giocatori assorbiti. Mele esagerando secondo noi un po' troppo. Il pone per Delonca, calcetto di Mele, arriva Bacchetti, pone rimbalza est, ahimè, e qui c'è un'indecisione a parte di Bac. Sappiamo, è ovale, gioca sempre brutti scherzi, mancanza di lucidità, reputato non tale da McMahon, resta il fatto che ancora gioca a largo il Perpignani, e quando giocano a largo fanno male, fanno tanto male. Qui vediamo Mafi, il sostegno, ahimè, è di Vaimaina, che va a segnare nell'angolo. Comunque teniamo. Mele ci riprova col drop, stavolta ha ragione. Pallone a disposizione per Casenava, aperto ancora Michel rompe il placcaggio di Francesco Venone e va a segnare. Mele continua ancora a sfidare il drop, ma l'angolo non gli dice bene. 12-79, questa seconda terza linea di origine camerunense, un altro in avanti per il Perpignan, e finisce qui il match. Il Perpignan batte la Vea Femicizeta Rugby Rovigo Delta 12-79.